E benvenuti carissimi amici, eccoci qui in un nuovo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like e di commentare il video. Ehm, volevo dirvi che eh, come eh, richiesto da molti di voi abbiamo fatto dei piccoli upgrade per migliorare la qualità dei nostri video. Abbiamo comprato una lampada per l'illuminazione e un microfono per eh, migliorare l'audio. Oggi andremo a parlare di come utilizzare le eh, misure prese nei video precedenti e dove andremo ad inserirle per calcolarci la nostra munizione. Adesso vi porto con me nel mio PC e eh, iniziamo da qui. Allora. Come, come potete vedere, abbiamo eh, realizzato il nostro Excel eh, di cui vi parlavo nei video precedenti e abbiamo inserito tutte le eh, misure prese, <coughs> nei precedenti video. <coughs> scusate. <coughs> allora, eh, come potete vedere, abbiamo fatto quattro eh, eh, simulazioni di cariche e abbiamo inserito i nost le nostre misure. Eh, quali sono le misure? Allora, eh, se vi ricordate eh, la volta precedente abbiamo eh, preso eh, le misure eh, di una munizione commerciale e io ho inserito eh, 5 misurazioni all'interno di questa eh, tabellina per fare più o meno una media della lunghezza massima eh, che possiamo avere sul, nost sul nostro proiettile. Allora, ehm, iniziamo dalle misure che abbiamo preso. Allora, ab ab Parliamo del bossolo, eh, abbiamo preso la misura del bossolo dopo averlo trimmato con la nostra fresetta, il peso vuoto del nostro bossolo, il peso pieno del bossolo di acqua, abbiamo fatto la differenza e ci siamo calcolati il volume interno del nostro bossolo. Poi abbiamo eh, messo il nostro, eh, la parte del nostro innesco la polvere, come avevamo già detto precedentemente, la guida UORRI 550 poi qui parleremo del peso del, del, del propellente che andremo ad inserire nel nostro, nella nostra munizione <coughs> la parte della palla che è, eh, come già detto, la ornati SST in peso di 165 grani con coefficiente balistico G1 eh, 0,447 eh, l'OAL presunto della nostra munizione o il CBTO, la misura che abbiamo preso la volta precedente con il comparatore tra la spalla del proiettile e la fine del fondello del nostro bossolo. <coughs> la lunghezza della nostra canna, la lunghezza del proiettile eh, nudo e la, la lunghezza ipotetica eh, calcolata tra eh, la l'OAL o il CBTO eh, del proiettile eh, esterno, quindi la parte che rimarrà eh, dal colletto fino alla punta, la profondità della seduta è eh, esattamente l'opposto, cioè la parte che rimarrà, eh, rimarrà all'interno del nostro bossolo, la lunghezza del caricatore, perché la lunghezza del caricatore? Perché se noi andiamo a realizzare una munizione eh, che all'interno della nostra carabina va bene, ma supera la lunghezza del nostro caricatore non potremo utilizzarla sulla, su una carabina semiautomatica e poi abbiamo fatto un rapporto dello spazio rimanente e come potete vedere abbiamo eh, tre cariche eh, diciamo con la stessa eh, spazio rimanente e l'ultima è la carica che andremo la munizione che andremo a realizzare utilizzando tutto il free boring della nostra canna. E, allora, abbiamo fatto questi quattro ipoteti, ipotetici assetti, e, e uno in particolare l'abbiamo studiato utilizzando la, ehm, il tempo di canna. E, Perciò la nostra eh, diciamo munizione eh, studiata, eh, ideale per la nostra carabina, è, è questa qui. Poi che abbiamo fatto? Abbiamo fatto una munizione più piccola di carica propellente e una munizione più alta di carica propellente. Ovviamente le due cariche, quella più piccola e quella più grande, avranno dei tempi di canna diversi e vedremo cosa succederà. La quarta invece abbiamo aumentato comunque un pochino la carica propellente, ma allungando il, nost il nostro proiettile abbiamo diminuito le pressioni e quindi eh, abbiamo mantenuto la stessa velocità alla bocca e quindi il nostro, lo stesso tempo di canna. Perché vi parlo molto del tempo di canna? Perché questo è un dato fondamentale per calcolarci eh, il giusto momento in cui il proiettile deve uscire dalla nostra canna. Eh, perché questa cosa? Praticamente come tutti possiamo immaginare un qualsiasi oggetto di metallo che venga percosso da un, un qualsiasi oggetto o una vibrazione, eccetera, eccetera, avrà una risonanza. Quindi, eh, stiamo dicendo che quando noi esplodiamo dei colpi nella nostra carabina, la nostra canna vibra e ha una vibrazione. Quindi bisogna calcolare l'esatto momento in cui la canna è più ferma possibile per avere una costanza sulla rosata. Perciò la nostra munizione che abbiamo studiato per, perfettamente per la nostra carabina centra perfettamente un nodo che sarebbe il momento in cui la canna è perfettamente ferma. Le altre due sono un po' al limite e andremo a verificare se quello che stiamo dicendo abbia eh, realmente, eh, realmente eh, veriticità, perché, perché eh, andando a provare le nostre munizioni, vedremo se eh, le rosate cambiano in base alla velocità d'uscita e al tempo di canna. Allora, abbiamo parlato dei nostri dati che abbiamo inseriti sul nostro foglio Excel ed andiamo a aprire il nostro software. Nel nostro software, che è un software che calcola la balistica interna eh, nel momento dello sparo, cioè calcola tutto quello che succede all'interno della nostra arma dal momento in cui premiamo il grilletto al momento in cui il nostro proiettile lascia la canna. Eh, eh, questo software non è molto complicato, quindi diciamo che eh, basta essere molto precisi con le misure che noi mettiamo all'interno del, del nostro calcolatore e otterremo degli ottimi risultati. Il calcolatore qui ci chiede eh, il diametro interno della nostra carna, che noi sappiamo che è 7,82, la lunghezza del bossolo trimmato, quindi 62,90, il volume del bossolo, il volume in grammi di H2O che sarebbe in grammi di acqua, la lunghezza della nostra cartuccia eh, Loal finale, la lunghezza della nostra canna, della nostra arma eh, e poi ci chiede il diametro del proiettile, il peso in grani del nostro proiettile, la lunghezza del nostro proiettile, e quanto è la seduta, quella che abbiamo spiegato prima, cioè quanto all'interno del nostro colletto è infilata la nostra palla, e poi andiamo, ovviamente, il coefficiente balistico e la polvere che noi inseriremo nei nostri bossoli. Ovviamente le dosi che state vedendo in questo Excel, in questa puntata, sono dosi... Eh, che non sono veritiere, perché come eh, detto in precedenza eh, non voglio che eh, chi guarda questo video replichi alla perfezione le dosi che noi andiamo ad utilizzare, perché come già abbiamo detto ehm, noi stiamo costruendo una munizione per la mia arma, non per la vostra, perciò quello che vi consiglio è di eh, seguire passo passo questa serie, però di utilizzare le misure e le... le, le, le e tutte le componenti che avete voi perché eh, come già detto la ricarica è un'arte molto pericolosa perciò non bisogna mai improvvisare prendetevi tutto il tempo che vi ci vuole sullo studio e tutto quanto poi quando vi sentirete abbastanza confidenti iniziate questo percorso perciò qualsiasi eh, dato che voi vedete non è un dato reale di quello che poi noi andremo a provare mi raccomando eh. In questa parte della polvere ehm, ci chiede la massa di polvere in eh, grammi o in grani, diciamo, quello poi è un calcolo che potete fare semplicemente con, con, ehm, con una calcolatrice. E abbiamo inserito la nostra carica propellente e, e vediamo il nostro grafico. Il nostro grafico ci mostra tre. Ehm, tre linee molto importanti, tra cui questa in rosa è la pressione che abbiamo all'interno della nostra camera di scoppio e di come ehm, aumenta e diminuisce nel percorso. E in questa fascia qui abbiamo una fascia eh, viola che è la pressione massima assoluta, che eh, quella zona lì bisogna evitarla eh, molto perché facendo dei piccoli errori possiamo in, in, incappare in cose, anzi vi faccio vedere che cosa succede eh, appena finito di spiegarvi un pochino il, il grafico poi abbiamo una pressione massima dove noi possiamo arrivare tranquillamente diciamo eh, nelle nostre cariche e la pressione diciamo più tranquilla che è quella azzurrina io mi sono messo molto basso proprio perché se qualcuno prova a imitare questa munizione non succede niente Ehm, poi abbiamo la, la linea dei, della velocità del nostro proiettile di come la prende eh, allontanandosi dalla camera di scoppio, quindi eh, nel mentre che tutto il propellente brucia all'interno della nostra canna, acquisisce velocità. E poi questa linea in, in verdino sono i nostri joule del nostro proiettile, che crescono al crescere della velocità del nostro proiettile. E adesso vi farò vedere qualche piccolo esempio di come non bisogna giocare adesso noi abbiamo messo che la massa metteremo 3 grammi e 43 g. se noi andiamo ad inserire 3 grammi e 80 g, come possiamo vedere abbiamo superato abbondantemente la soglia della pressione massima perciò qua ci appare questo alert e ci dice attenzione sopra ragazzi utilizzando questo software se sbagliate ad inserire eh, dei dati eh, delle misurazioni che abbiamo preso comunque un alert c'è eh, però io comunque vi consiglio di eh, partire molto da molto piano molto con cariche molto tranquille e poi raggiungere magari cariche un po più performanti e andiamo a rimettere i nostri 433 e ritorniamo nella nostra fascia pressione, meno 25, pressione massima meno 25 per Allora, eh, adesso noi, con eh, questo, questo software, abbiamo visto che inserendo i dati che abbiamo preso mh, nei video precedenti. Eh, comunque, abbiamo un eh, rapporto di carico a, al 92,6% e un propellente bruciato del 90,3% perché eh, abbiamo questa percentuale perché non brucia al 100% perché purtroppo la, eh, la mia carabina in calibro 3006 da battuta con la canna molto corta eh, eh, non riesce a bruciare il 100% della polvere perché come sappiamo la combustione della polvere inizia dal momento dello scoppio fino alla fuoriuscita del nostro proiettile. Purtroppo eh, la canna essendo troppo corta, quando il proiettile lascia la canna un 10% di polvere non è ancora bruciata e quindi perdiamo una parte della nostra eh, carica eh, esplosiva. Eh, andremo a vedere come miglioreranno queste prestazioni utilizzando eh, fucili Bolt Action che hanno canne molto più lunghe e andremo a vedere anche eh, la, diciamo il vantaggio che abbiamo ad avere delle canne più lunghe perché acquisiremo molta più velocità del nostro proiettile perché riusciremo a bruciare più polvere e eh, avremo molta più costanza sui tiri però detto ciò eh, parliamo un pochino dei tempi di canna allora cosa che avevamo un po' lasciato eh, da parte perché questa è una, una parte che è la più fondamentale eh, di tutto il discorso de, di, di questi dati e andiamo ad utilizzare questo fantastico, questo fantastico Excel che ci calcola perfettamente la vibrazione della nostra canna la vibrazione da, eh, da quali eh, variabili eh, può variare allora sicuramente dalla eh, lunghezza della nostra canna dal diametro esterno e dal diametro interno perché è un conto che abbiamo un, uh, un pezzo di metallo eh, che non è forato che, è, eh, che ha un diametro eh, molto eh, grande che ne so 40 mm 50 mm è un discorso avere un tubo forato e di un certo diametro e, e di una certa lunghezza quindi più la canna è leggera più è piccola e più avremo delle vibrazioni intense più la canna è corta e più avremo delle vibrazioni meno intense di intensità di curva ma molto più eh, con una frequenza molto più alta eh, in questo Excel noi abbiamo inserito che eh, troverete facilmente eh, su internet e si chiama eh, frequenza canna. In questo Excel andremo a mettere la nostra lunghezza della nostra canna, il diametro esterno della nostra canna, il diametro interno e il nostro tempo di, eh, di canna. Eh, inserendo i dati qui, lui ci calcola. Ehm, la vibrazione ci calcola i momenti in cui la canna è, eh, diciamo, ferma. E in questo caso abbiamo, io ho messo sei eh, nodi, e abbiamo ehm, la nostra munizione con un tempo di canna di 0,35, che è proprio questa qui, 0,35 e 0,35, e come possiamo vedere noi andiamo a prendere, Perfettamente quasi al centro un nodo. Se riuscissimo, se riuscissimo a prenderlo perfettamente al centro, avremo veramente una precisione eh, unica. Se noi proviamo a cambiare eh, il nostro tempo di canna eh, utilizzando questa munizione che è un po' più lenta, quindi avremo 1,8 millisecondi 1,08 millisecondi come possiamo vedere. La nostra riga tratteggiata, che è il momento in cui il proiettile lascia eh, la nostra canna, non, eh, non eh, si trova esattamente sul nodo, ma è a ridosso dell'inizio del nodo. Perciò, in questo momento del, eh, del, dell'uscita del nostro proiettile, la canna si sta muovendo e quindi avremo eh, delle problematiche sulla precisione. Perché? la canna muovendosi e quando eh, il proiettile esce può dargli delle direzioni diverse ovviamente non parliamo di, di, di metri ma di millimetri però eh, come tutti ben sappiamo noi vogliamo ottenere una rosata molto compatta e quindi per prendere eh, per, pre per eh, ottenere questa cosa abbiamo bisogno di, di prendere perfettamente i nodi rinseriamo i nostri 0 35 millisecondi, e come possiamo vedere, la riga tratteggiata è tornata sul nostro nodo. E adesso, ragazzi, dopo aver visto tutti i dati dove dovevano essere inseriti, e utilizzando il nostro calcolatore, possiamo andare a, a caricare le nostre munizioni. Detto ciò io vi lascio, ci vediamo al prossimo video, video dove andremo a inserire le nostre palle all'interno delle nostre munizioni. E come sempre un abbraccio, ciao!